Cari amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti ed Alessandro Mastrini che cura queste immagini. Ci troviamo al Fuseum, la struttura artistica che si trova sul Monte Malbe nelle vicinanze di Perugia. Ora vedete questo teatro che è vuoto, ma tra poco si riempirà, perché nell'ambito della mostra Troppo del maestro Fabrizio Fabbroni, qui ospitata, succederà un evento dove lo stesso maestro si metterà in gioco insieme con la modella Monica Salazar, con un evento particolare. Presteranno i loro due corpi a una body painter, Carina Imuzio, dove traslerà l'artista due statue che si trovano all'interno di questi sentieri boschivi all'interno del Fuseum, quelli di Menco e Marianna, sui loro corpi. Non aggiungo altro, tra poco ne vedremo delle belle. Seguiteci. Fabrizio Fabbroni ci sorprende sempre. Nell'ambito della mostra Troppo, che praticamente qui al Fuseum è una meraviglia, ci sono tante persone che sono venute a vederla, oggi ci sorprende con due personaggi. E tu sei vicino al personaggio vero, alla statua, Fabrizio, che tu hai fatto, impersonificato insieme con Marianna, con la sua statua, attraverso Carina, che è una body painting che fa questi lavori particolari. Perché questa idea? Perché questo evento? Si lega completamente al Troppo, nel senso che Troppo è quello, non è mai quello che si vede, no? E allora ci siamo inventati questa azione di body painting e anche di performance per far capire anche che cosa è questo Troppo. La mostra è una cosa, ma tutto quello che c'è dentro al museo si riferisce a questo discorso del Troppo. Perché ho scelto queste due statue, queste due opere di Braio? Sono due cose secondo me molto importanti, perché sono le uniche opere reali che sono qui dentro. Le altre sono opere oniriche, mentre queste fanno riferimento ipotetico a due personaggi che sono veramente esistiti. Menco e la Marianna, tu in questo caso fai Menco. È la solita mia pazzia che emerge praticamente, perché penso che essere truccato da Menco e mettere tutte le mie nudità in mostra non è un bel vedere, però per l'arte si fa questo e altro. Assolutamente, ma sei stato molto apprezzato, e anche la modella ovviamente che ha fatto... Grazie tantissimo, tra l'altro, perché veramente si è prestata ad una cosa che era completamente quasi sconosciuta lei. Ma la bellezza di queste tue installazioni, di queste tue opere, di queste tue idee artistiche è la gioia che tu ci metti e soprattutto la voglia di giocare artisticamente su quelle che sono delle cose serie. Ma sì, io l'arte la intendo anche questo, cioè a me, anche se facciamo una mostra, ci deve essere sempre, anche può essere la mostra più seria possibile al mondo, c'è sempre un punto in cui l'ilarità, l'ironia, la voglia di scherzare è nel mondo dell'arte questa cosa, quindi io la metto un po' più in evidenza, perché non mi limito solo a fare il quadro o fare la scultura, ma ci metto poi sempre qualcosa, perché
Io penso che chi viene a vedere una mostra deve stare anche bene, si deve comportare anche in maniera tale per cui ci si diverte, ecco, ad una mostra. Non è detto che debba essere sempre una cosa piena di lacrime e di pianti, no? Quindi... È stata una mostra molto, sia troppo, sia l'evento di oggi inserita in troppo, che praticamente ha riscosso grande successo, abbiamo visto grande pubblico. Ma se da su Braio Fuso dovesse dirti qualcosa, cosa pensi che la sua sensazione sia stata da noi oggi? Che si faccia una grande risata, perché è nello spirito che aveva Braio, nel senso che poi io qualche volta capito, qui c'è il giardiniere che la mattina sta qui, e allora ogni tanto capito, vengo a ricreare, secondo me, quindi scopro sempre degli angolini diversi, dei punti diversi, e lui tutte le cose che fa sono molto ironiche. Se vedete queste due opere, sono due opere che hanno questa sottile ironia di due personaggi, no, che sono effettivamente forse esistiti e che lui ha conosciuto, ma che ha preso dal punto di vista della loro meno bella, la cosa meno bella, meno appariscente, e quindi li usa in maniera ironica per parlare della gente. Nella tua duttilità e flessibilità ti senti molto a tuo agio anche in questo personaggio, come un artista. Ma se tu dovessi mandare un messaggio a Braio oggi, cosa gli diresti? Ma gli direi che è un grande, che secondo me devono fare di più per farlo conoscere. Sono dei personaggi particolari che nella vita reale poi esistono, sono esistiti, e quindi questa cosa mi ha incuriosito molto. Poi, tra l'altro, venendo da molto lontano, non sono italiana ma vengo dal Sud America, personalizzare questo territorio mi è piaciuto molto. Questa è stata, diciamo, la principale motivazione. Oggi hai preparato queste due figure ispirandoti a quelle che sono Menco e Marianna, queste due opere di Braio Fuso qui al Fuseum. L'utilizzazione delle tecniche e dei materiali. Sì, ho utilizzato, diciamo, un po' di argilla, un po' di pietre, un po' della natura anche, e sono stata onorata in questo momento di aver personalizzato un po', fare vivente queste due opere di questo artista molto importante dell'Umbria, Braio Fuso. Quindi sono qui dietro, sono felicissima di essere parte dell'arte italiana. Ma io vorrei sapere chi è questa rosa, perché a noi risulta proprio Marianna. Sandro, che cosa ci dici della rosa? Ecco, è difficile risalire esattamente alle intenzioni che avesse Fuso, no? Però sicuramente c'è una radice di carattere popolare, cioè una maschera diventata maschera, ma in realtà personaggio storico, è la coppia Menchino Sbrena e sua moglie Rosa. Quali sono le attinenze che ci sono tra queste opere che ha presentato Fabrizio Fabbuni e quello che tu hai raccontato? Ma molto probabilmente Braio Fuso ha raccolto delle tradizioni popolari e ha messo insieme questi personaggi che appartengono all'antropologia perugina, che si collocano fra storia e leggenda. Storia perché Menchino è Nazareno Squarta, un personaggio realmente esistito che fu anche assessore al comune di Perugia, ricordo, fu colui che si inventò la rete di protezione del muraglione per salvare da sicura morte i suicidi che da lì si lanciavano. E è un personaggio storico, però non è da escludere che Braio Fuso si sia ispirato anche ad altri. Per esempio al Bartoccio, che è la maschera popolare perugina, prima non l'ho detto ma è una delle possibili ipotesi, Bartoccio, il villano del Pian del Tevere, la cui moglie si chiama sempre Rosa. Altri hanno voluto identificare la donna in una nota prostituta perugina, che non nominiamo perché ormai non è più tra noi. Quindi probabilmente Fuso ha messo insieme queste tradizioni, queste cose raccontate a livello popolare e ne ha fatto un'opera. Bene, e su quello che oggi ha presentato Fabrizio Fabbroni come installazione, come opera vivente, e lui stesso si è messo in gioco. Sì, questo è tipico di Fabrizio.
che è un artista coraggioso, nel senso che non ha bisogno di mettersi in pose atteggiate ufficiali, eccetera, ma io direi che la sua attività artistica si identifica e si sovrappone con la sua esistenza. C'è un uomo molto intelligente che si mette in gioco giocando, e proprio questa è la cifra che caratterizza anche il suo modo di essere e di esprimersi. Ma non pensi che qui al Fuseum ci sia un po' un genius loci ispiratore per tanti artisti? Sì, effettivamente questo è uno dei luoghi che sono generativi, nel senso che basta percorrere questi sentieri, attraversare queste costruzioni cresciute spesso anche casualmente sull'ispirazione del momento. Braio Fuso aveva questa caratteristica. Non è un caso che Giulio Carlo Argan, uno dei maggiori critici nazionali, amasse e lo abbia, per così dire, inserito nelle figure caratteristiche dell'arte povera, cioè un'arte che si può realizzare con residui di metallo, di legno, eccetera, che vengono riportati a degnità e nella capacità di esprimere nuovi significati. Fabbroni lo conosco bene perché quando era direttore dell'Accademia io ero nel Consiglio d'amministrazione, quindi cioè, lo conoscevo anche da prima, ma poi abbiamo avuto rapporti intensi di natura, chiamiamola, professionale. Poi quando è nato in pensione si è scatenato. Lui ha sempre dipinto e realizzato oggetti artistici, ma lo faceva, poi lui faceva l'architetto, non ce lo dimentichiamo, e quindi coltivava in segreto questa passione, e poi quando è andato in pensione si è scatenato. E è un eclettico spinto, anzi molto spinto, per cui da lui ogni volta c'è da aspettarsi qualsiasi cosa, e anche stasera ci ha stupito con questa performance che insomma può piacere o non piacere, ma obiettivamente è legata a qualcosa di reale, perché come ha detto pochi minuti fa mentre lei lo intervistava, lui vuole approfondire questi personaggi, perché Braio Fuso non ha messo a caso queste statue, queste creazioni all'interno di questo parco. Ogni creazione ha una sua storia, e questa storia poi è stata in qualche maniera romanzata, ma anche non romanzata, da altri che sono intervenuti, e quindi mi pare una buona azione. Con Fabrizio ci conosciamo perché non a caso è il figlio di un mio amico che era parte del gruppo teatrale Città di Perugia, che è il gruppo teatrale della Turrenetta, in cui abbiamo recitato per tanti anni. Per cui ritrovarlo qui in questa veste mi ha fatto molto piacere, e quando lui ha bisogno, so che per la finale mi dovrà chiamare ancora, per cui ci vengo molto volentieri, però ecco, l'unica cosa che posso fare io, vi posso, per chiudere questa intervista, non lo so se mi devi fare altre domande, vi posso recitare a teatro, di modo che voi ve la vedete bella e pronta, visto e considerato che io faccio teatro. Assolutamente sì, e questo è un regalo che ci fai, grazie. È un regalo che mi fa piacere fare. Allora, di Claudio Spinelli, a teatro. Era l'ultima scena, lì a sdraiata che steva per morì, lu disgraziato leva da pialla tutta una bracciata e careggialla sotto un porticato. In era uno scherzo, perché lu porello c'eva una complessione lampanata che ti faceva pena di vederlo. Lia, mentre invece, era una quintalata. Comunque ci provò, ma lì anzi smosse, pesava più di una trincia foraggi. Nomino dall'oggione si commosse e fece: da retta cocco, facci due viaggi. Grazie. Grande, grazie Leandro, grazie per questo regalo che hai fatto, e hai fatto a tutti quelli che ci guardano, e ti verremo a vedere ovviamente a Trato alla prima occasione, e il Fuseum fa anche questo, cioè far recitare in mezzo. Quando avete bisogno sapete che potete contare su di me, e vi aspetto a teatro in una mia prossima performance. Bene. Andrea Baffoni, siamo nell'ambito della mostra dove tu, Andrea, sei stato il curatore, Tropo. Nell'evento di oggi c'è stata un'innovazione, una novità ulteriore, come ci sta abituando un po' da tempo Fabrizio Fabbroni, quella di trasmutare
e traslare due opere d'arte che sono qui, quella di Menco e della Marianna, su se stesso e su una modella che praticamente attraverso Carina Imuzio ha fatto il body painting. Su tutto questo, la tua attenzione, attività artistica come critico, perché ha riscontrato anche un grande successo di persone, di pubblico oggi, Fabrizio, è così sempre eclettico? Sì, è eclettico e lui stesso si trasforma nel tempo. Le idee, e questa è la dimostrazione, che poi è un insegnamento che arriva dallo stesso Braio, le idee arrivano nel momento in cui le coltivi. È un po' come le piante da cui siamo contornati in questo luogo magico. Se le annaffi, se gli dai acqua, se le alimenti, allora crescono e fruttificano. E le idee sono la stessa cosa. Noi sapevamo che la mostra di Fabrizio qui al Fuseum avrebbe avuto qualche cosa di inaspettato, di inatteso. Era il suo luogo. E questa ne è la dimostrazione, perché questa storia di Menco e Marianna è venuta fuori dopo, cioè attraverso lo studio che Fabrizio ha fatto del Fuseum per cercare di interpretare la sua opera con quella di Braio e quindi di integrarla. Ecco, attraverso questo studio si è imbattuto in queste due sculture, le ha analizzate, le ha studiate, ha scoperto questa storia e ha deciso di spersonalizzarsi, portando avanti un progetto che aveva già iniziato con Parvenze, cioè quello di essere lui stesso la maschera come artista, mettendosi in gioco, che tra l'altro è un'operazione estremamente coraggiosa, perché già presentare il proprio lavoro artistico è coraggioso, perché significa mettersi a nudo, ma stavolta lui si è messo a nudo letteralmente, perché il suo corpo è stato trasformato come quello di Menco, e accanto a lui c'era Marianna in questo dialogo finto e reale, perché è un po' come l'arte, è una finzione che parla del vero e è un vero che diventa fasullo. La verità della menzogna, diceva Oscar Wilde, la verità della menzogna. L'arte è talmente falsa da raccontare il vero. E allora questo gioco dialettico di Fabrizio è stato un ulteriore passo avanti, stimolato dal raccordo con Braio e al tempo stesso alimentato da questa fantasia debordante che non tratteneva Braio e non trattiene nemmeno Fabrizio. Fabrizio, nella sua maturità fisica, è quasi quasi come un giovane artista, perché ogni volta cerca i propri limiti. Lui, essendo l'esperienza di direttore prima dell'Accademia, e poi si è cimentato nelle varie installazioni, opere, colori, sta un po' cercando i suoi limiti in questo momento. Ma è quello che un artista deve sempre fare. Io ricordo una bellissima intervista di Miró novantenne, e diceva in questa intervista: adesso che sono maturo, a 90 anni, Miró. Cioè un artista che riconosce il fatto di non essere mai adulto, e quindi questa ricerca va avanti continuamente. Un artista non può pensare di essere arrivato al suo culmine, perché quando un artista arriva al culmine vuol dire che muore, e quindi deve saper rinascere continuamente. Questa è una sfida costante. Fabrizio è nel pieno della sua adolescenza creativa, che vi devo dire, in effetti è un continuo sfornare idee, però al tempo stesso queste idee vengono sempre più canalizzate e maturano e diventano sempre più consistenti, come ha dimostrato qui con Tropo, al di là della sua opera, ma proprio nel dialogo con Braio, cioè con un maestro storico con il quale lui ha trovato un profondo legame. Perfetto. Grazie ad Andrea Baffoni. Grazie, che è sempre preciso, puntuale e molto con grande spessore sulle cose che dici, come sempre. Grazie, ci arricchisci ogni volta che ti ascoltiamo. Grazie Andrea. Grazie.